Buongiorno, innanzitutto come si chiama? Io mi chiamo Salvatore. E da dove venite? Vengo dalla Sardegna e produco il fiore sardo DOP dei pastori. Sarebbe un pecorino? Formaggio pecorino, latte crudo, affumicato, caglio d'agnello per coagulare il latte, eccetera. Qui facciamo torrone, torrone di Tonara, il torrone più buono del mondo, fatto solo col miele, albume d'uovo e tanta frutta secca. Noi siamo di Tonara, al centro Sardegna, un paese di 2000 anime a 1000 metri di altezza. Caudullo, lei è produttore di pistacchio di Bronte. Sì. Come si produce il pistacchio di Bronte e dove soprattutto? Si produce alle pendici dell'Etna, in un paesino di 20.000 abitanti. Un territorio unico perché il pistacchio nasce sui terreni lavici e l'ecosistema ha creato un prodotto eccezionale. Dalla Sicilia che cosa proponete, che cosa portate al Salone del Gusto 2014? Dalla Sicilia abbiamo portato tre prodotti secondo noi abbastanza interessanti dal punto di vista sia di tradizione che di cultura. C'è presente l'antico mulino a pietra di Longi con la presenza di Mirko Lazzara, che è il più giovane mugnaio d'Italia, 22 anni, con già un bel po' di esperienza perché è da più di 7 anni che fa il mugnaio. Poi noi che rappresentiamo De Gusto Born in Sicily, che raccogliamo in pratica tutti i prodotti di eccellenza siciliana per poi esportarli, produciamo 8 prodotti nostri, tra cui il ragù di suino nero dei Nebrodi, che è un presidio slow, la caponatina tipica dei Nebrodi fatta con melanzane, cipolline, capperi, pomodoro fresco, sedano, cipolle e carota. E poi abbiamo un nostro partner che è Birra Irias, che ha questo impianto di birra tradizionale naturale prodotta a Torrenova e che ora vi spiegherà meglio lui come la produce e quali sono le caratteristiche di questa birra. Mirko, sei tu quindi il più giovane mugnaio d'Italia, ti piace questo lavoro? Sì, è una bella novità che sono il più giovane d'Italia dei mugnai, diciamo ho 22 anni, siamo proprio all'inizio, stiamo iniziando adesso, abbiamo aperto da poco l'azienda, diciamo. La particolarità di questo mulino, ci spiegavi, è che non è come i mulini moderni. No, diciamo questo è un antico mulino a pietra del 1700. Che cosa succede? Che la macinazione avviene sotto due pietre, quindi non surriscalda il chicco di grano e mantiene intatte tutte le peculiarità, diciamo, del chicco di grano, quindi le vitamine, le fibre non si perdono, come invece avviene oggi purtroppo nei mulini industriali, che surriscaldando il chicco di grano quindi si perde, diciamo, tutto il bene del chicco di grano, diciamo. Mio nome è Giadri, io sono di Venezuela, Merida. Che cosa fate qui a Terra Madre? Come mai siete qua oggi? Mira, yo cocino y trabajo con un grupo de productores locales. Trabajamos con rubros locales y en recuperación. Y cada vez que hay mercado, que repartimos el mercado, pues hacemos una muestra gastronómica de esos productos, así la gente los conoce porque algunos han sido olvidados. Come siete venuti in contatto con Terra Madre? Chi vi ha contattato? Come siete stati invitati? Porque la papa, la papa nativa, que está aquí en el Arca del Gusto, es un estudio de una de las profesoras que están en el mercado agroecológico. Y pues hizo la conexión para nosotros hacer un convivio y poder trabajar con la comida. Quanto è importante il lavoro che fate per la comunità locale vostra, venezuelana, ma forse non solo venezuelana? Tenemos hasta ahorita 7 productos que la gente no reconocía o no recordaba y que estaban olvidados. Para nosotros es sumamente importante que la gente ya nos está pidiendo esos productos y nos lleva recetas que ellos preparan en sus casas. Así que creo que es importante, ¿no? El trabajo, ese compartir, ese intercambio de ideas. Do you are of Slow Food Africa? Yeah, in Slow Food in Maputo, Mozambique. Mozambique. What kind of foods do you have and do you shows here in Salone del Gusto? I kind of the jams and achar. Okay, piri piri. Yes, in liquor.
Yeah, in the liquor. How important is to stay in Terra Madre for you? Yeah, it's nice because I'm listen and I know about many things for the conservation, and you use the products of the lint. Yes.